Questa storia è molto famosa in Alaska e tra gli alpinisti più famosi, perché racconta cose che potrebbero sembrare surreali, ma non lo sono per niente. Perché in Alaska succedono spesso, eppure il resto del mondo fa fatica a crederlo. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova storia davvero bellissima e che vi consiglio di guardare fino alla fine. Se siete seduti o sdraiati è una mezza via, quindi se sdraiati partiamo. In Alaska, come detto prima, accadono cose strane. Non parlo solo dei rapimenti di alieni, ma tantissime altre cose che a noi dei paesi più caldi sembrano fuori questione. Come amicizie strane con animali feroci che potrebbero staccarvi la testa con un morso. Parlo proprio dei lupi. In quel paese sono molto molto grossi e frequenti, e incontrarne uno spesso significa la fine. O meglio, se si dà fastidio agli animali, ovviamente loro reagiscono e se si entra nel loro territorio. Un uomo di nome Chris era solito fare escursioni nelle zone del monte Kupranov, uno stratovulcano abbastanza popolato da appunto questi animali feroci. Un giorno, mentre era lì con i suoi colleghi, era uscito dalla baita per visitare lui stesso la zona. Non era un amante delle cose di gruppo, ma ci sono situazioni che richiedono per forza la collaborazione di altri, quindi per forza doveva stare in gruppo. Ma almeno in piccoli momenti poteva godersi la natura innevata da solo. Ad un certo punto, durante la camminata, aveva sentito un gemito di dolore abbastanza acuto. Correndo sul posto senza pensarci due volte aveva visto una lupa intrappolata, voleva aiutarla subito ad uscire ma secondo le regole del primo soccorso dalle sue parti bisognava cercare di capire se l'animale era aggressivo o meno, e in effetti lo era, quindi non poteva salvarla senza rischiare di essere sbranato. Guardandola attentamente però aveva notato che aveva le mammelle piene di latte, da lì prima aveva capito che era una femmina e quindi la sua preoccupazione era salita ancora di più. Era corso a cercare i cuccioli, seguendo le vecchie impronte lasciate da questa mamma lupa. I piccoli erano spaventati e avevano pochi giorni, a giudicare dall'aspetto, non mordevano e non ringhiavano. Chris era riuscito a portarli quindi tutti e tre dalla madre che li aveva allattati. Erano molto affamati. Decise di dare un pezzo di carne preso dalla baita anche per lei. Gliel'aveva lanciato da lontano, era ancora molto diffidente e arrabbiata. Per non farsi mordere quel giorno era andato via e sperava sarebbe andato tutto bene. Aveva paura qualche cacciatore le facesse del male, ma per fortuna non fu così. Per un'intera settimana di escursione aveva continuato a portare il cibo e prendersi cura dei piccoli. Piano piano questi ultimi si erano affezionati e la madre li lasciava toccare da lui. Non gliene importava, bastava i piccoli stessero bene e al sicuro. Al settimo giorno finalmente sembrava del tutto addomesticata. Non ringhiava e non sembrava avere cattive intenzioni. Decise così di provare a liberarla. Quel giorno avrebbe combattuto tra la vita e la morte, letteralmente. Se si fosse sbagliato avrebbe perso davvero ogni cosa. Ma se avesse indovinato tutto sarebbe finito bene per quella famiglia. In pochi minuti utilizzando una leva l'aveva liberata e si era allontanato subito. La lupa l'aveva fissato per un minuto prima di allontanarsi senza fare niente. Era come se volesse ringraziarlo. L'uomo era contento e quello era anche il suo ultimo giorno in quella montagna. Chissà come sarà la vita d'ora in poi, si era chiesto. Doveva tornare alla sua famiglia e voleva assolutamente raccontargli il tutto. 5 anni dopo aveva cominciato a sentire una certa nostalgia. Chris aveva avuto un figlio e non poteva più uscire e fare certe escursioni selvagge, ma voleva ricordare un'ultima volta quella strana avventura. Voleva capire se era stato tutto un sogno o meno. In pochi li credevano, così ha raccontato il tutto anche su internet a vari giornali. Arrivato in quella zona aveva guardato con attenzione il punto dove aveva liberato la lupa. Non c'era più nessuno. E in effetti non c'era motivo che rimanessero ancora lì dopo aver scoperto che c'erano varie trappole per animali. Quella bellissima famiglia di lupi si sarà trasferita altrove, pensò. Si era deciso così a tornare indietro con un bel sorriso stampato in volto quando all'improvviso era stato accerchiato da dei lupi che sembravano molto inferociti e cattivi. Non sapeva cosa fare, era nel panico. Questa volta nessuno di loro era in trappola, non poteva nemmeno fare rumori bruschi, altrimenti l'avrebbero inseguito fino in capo al mondo. Ricordatevi che quando animali selvaggi veloci e potenti vi squadrano è meglio rimanere fermi senza fissarli troppo altrimenti alla fine. Chris lo sapeva e ormai era circondato, quindi erano poche le vie di fuga. All'improvviso uno di loro si stava avvicinando e in quel momento gli si illuminarono gli occhi. Era quella lupa, quella che aveva salvato, che stava ordinando a tutti gli altri di allontanarsi. Non poteva credere ai suoi occhi. La riconosceva a causa della ferita sulla zampa ben visibile nonostante il volto pelo. Le aveva salvato la vita, ricambiando ciò che era successo in passato. Se n'era andata dopo averlo guardato un attimo e Chris era salvo, non sarebbe più tornato in quella foresta. Ma la memoria di un essere così fantastico e leale sarebbe stata impressa nella sua testa per tutta la vita.
Con questo concludiamo. Per altre storie mettete un bel mi piace e iscrivetevi attivando la campanellina delle notifiche. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.